Vabbè ragazzi, allora, siccome continua questo delirio del voto, il delirio è perché votare, è perché tu, è perché c'è bisogno di te, perché se fai questo tu hai il diritto, è un tuo diritto, allora basta, ok? Basta, adesso facciamo un upgrade, no? Andiamo più, spingiamoci oltre, va bene? Allora, ve lo dico io che cazzo è il voto. Volete sapere che cosa è il voto? Lo volete sapere realmente? Eh? Ve lo dico. Allora, molti pensano che questa elite di mascalzoni avrebbe un problema se nessuno andasse a votare. Probabilmente sì, ma per altri motivi. Diciamo che questa è utopia, no? Perché tanto se la massa è capra, c'è poco da fare. Ci sarà sempre gente che andrà a votare. Benissimo. Allora, a questi non frega un cazzo. Cioè, non lo so, se domani in Italia vota il 5%, a questi non frega un cazzo. Perché truccherebbero i voti come hanno sempre truccato qualsiasi altra storia. Adesso ve lo dico io perché esiste la possibilità di votare. La possibilità di votare c'è, esiste, è stata messa in piedi solo perché se non ci fosse la possibilità di votare, si capirebbe che siete in una dittatura. Ok? Provate a immaginare una società senza la possibilità di votare. Chiaramente per loro è messa in piedi così, è falso, il voto non c'entra un cazzo, il voto non è nulla, non vuol dire nulla. Loro lo mettono semplicemente come copertura, perché sarebbe troppo palese se non ci fosse il voto. Capire che siamo in realtà in una dittatura. A loro non frega un cazzo se andate a votare. A loro non succede niente neanche se andate a votare il 5%, se siete il 5% ad andare a votare. L'importante è che esista l'istituzione del voto, perché se esiste l'istituzione del voto, nessuno può pensare di vivere in dittatura. Nessuno chi? I deficienti. Sapete? Quando c'è una modifica a un contratto e c'è scritto unilateralmente si modifica questo contratto, unilateralmente vuol dire che voi non contate un cazzo, va bene? O accettate o accettate. Ecco, questa solfa sta messa in questo modo. Adesso basta col discorso è perché è un mio diritto, è perché vado, vai dove cazzo ti pare. Vai a fare in culo dove cazzo ti pare perché non hai capito che questo teatrino, questa manfrina dei seggi, delle scuole, delle cose è messa in piedi semplicemente come un tendone che copre la realtà. E la realtà sapete qual è? La realtà è questa, è la dittatura.